Ciao, tesoro. Hanno detto che potevi avere dei vestiti, ma niente cinture o stringhe. Così ti ho portato un paio di calzoni che non hanno bisogno di cintura, e delle calze e biancheria. Ah, c'è anche un registratore, così avrai qualcosa da ascoltare. Ho anche parlato con l'avvocato. Ha detto che ha già dato incarico a due psichiatri legali di farti un esame. C'è la possibilità che la nostra unica chance sia l'incapacità di intendere e di volere. Continua pure, Linda, è piuttosto divertente. Ho detto a tutti che rimarrò al tuo fianco, non mi importa che cosa hai fatto. È stato terribile. Ma io so che non ne sei responsabile, perché sei malato. Dove stai adesso? Al cottage. L'affitto è pagato, quindi mi conviene star lì, non ti pare? O tu preferiresti che stessi in città, tesoro? Sei davvero incredibile, Linda. Sto solo facendo quello che ritengo giusto. Credo che dovresti parlare al tuo avvocato della nostra situazione finanziaria. Probabilmente dovrà vendere la casa e la macchina. Ci serviranno molti soldi, soprattutto se ti trovano sano di mente. Non fa nessuna differenza per te, Linda. Non è cambiato proprio nulla dentro di te. Premere il grilletto, vedere quello che le hai fatto. Non essere irrazionale, caro. Per quanto tempo hai aspettato questa meravigliosa occasione, Linda? Per quanti anni? E cosa ti fa pensare che sia finita? Anche se ce la farai, sai bene che non funzionerà. Lui sa che cosa hai fatto e questo significa che sa anche come sei. Magari te lo terrai stretto ancora per un po', ma non sei più una ragazzina, Linda, e la tua bellezza è l'unica cosa che puoi offrirgli. Sei convinta che ti sposerà, ma in questo momento lui sta pensando che sarebbe una pazzia. Che brutto scherzo. Lo hai reso libero e lui ti lascia. E tu cosa potrai farci? Ucciderai pure lui? È molto importante che elimini queste fantasie dalla tua mente, caro. Povero Jeff. Dopo la tragedia è completamente dipendente da me. Cerca di riposarti un po'. Tutto quanto ti sembrerà meno irreale. Se ci dormirai su.